La famosa attrice italiana, Laura Torrisi, ha passato dei momenti difficili a causa di una malattia decisamente invalidante, ovvero l'endometriosi. Ha dovuto subire parecchi interventi chirurgici per rimettersi in sesto. Ma poi sono sopraggiunti altri problemi. Dopo tanta sofferenza, ha deciso di raccontare la sua brutta esperienza e lo ha fatto parlando con Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo. In quest'occasione ha spiegato: è stata dura perché, quando me l'hanno diagnosticata, nel 2019, era già in uno stadio avanzato. Ho vissuto dei momenti brutti. Non sapevo se avrei potuto avere dei figli, e questa cosa mi ha atterrito più di tutto. Poi è arrivata mia figlia Martina, e ho trovato il coraggio per affrontare il resto. Laura ha avuto Martina, quando stava ancora con Pieraccioni. Successivamente le cose sono peggiorate perché la Torrisi ha scoperto anche di essere celiaca e di avere svariati noduli al seno. Laura ha poi raccontato di aver preso fino a 7 potenti antidolorifici al giorno. Ma la cosa peggiore dell'endometriosi sono state le svariate operazioni a cui è stata sottoposta. Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante. Sono stata aperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni, ha spiegato Laura. Ha confessato anche di essere ricorsa ad un aiuto psicologico e poi ha concluso con questa frase: per quanto la famiglia e gli amici possano provare a capire, solo chi ha provato un dolore del genere può comprenderlo fino in fondo. La Torrisi ha raccontato della sua malattia anche in un libro, il cui titolo è PS Scrivimi sempre. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.